Fondazione Flavio Vespasiano è stata costituita nel 2009 nella città di Rieti per promuovere dentro questo teatro, il Teatro Flavio Vespasiano, il bel canto italiano, per salvaguardarlo, tutelarlo e cercare di continuare una tradizione che ormai è secolare e che da 4 secoli è protagonista in tutti i teatri del mondo. Quest'anno abbiamo deciso di fare Nino Rota, potrebbe essere una cosa strana, ma Nino Rota in fondo è un grande erede della tradizione italiana melodrammatica, è un musicista del Novecento profondamente inserito nel Novecento, ma anche profondamente legato a questa tradizione, alla tradizione del Falstaff, alla tradizione di Puccini, e quindi siamo stati felicissimi di inserirlo e le sue opere sono state una scoperta fantastica. Le due opere scelte sono I due timidi, composta nel 1950 sul libretto di Suso Cecchi d'Amico, e La notte di un nevrastenico, composta nel 59 su testo di Riccardo Bacchelli. Sono due opere molto diverse fra di loro. La prima è un'opera più lirica. L'inizio è un inizio un po' da commedia, con questo cortile, questo condominio pieno di varie presenze, nella quale poi si evidenziano i destini dei due protagonisti, che sono Mariuccia e Raimondo, i due timidi, che per tanti motivi non riusciranno mai a dichiarare il loro amore e si troveranno coinvolti in due rapporti amorosi e con il conseguente matrimonio non voluti da loro. La notte di un nevrastenico mette in risalto la totale incapacità di quest'uomo nell'accettare il mondo che lo circonda, perché il mondo che ci circonda è pieno di rumori, pieno di voci, pieno di realtà. Lui non vuole essere coinvolto in nessun modo e quindi non accetta nessuna condizione, insomma. Analizzando l'estetica musicale di Nino Rota non possiamo non trovare sempre una grande fantasia melodica e una facilità proprio nell'esporre delle melodie meravigliose che proiettano lo spettatore in atmosfere spesso molto romantiche o magari molto cupe. Di Nino Rota è un nome che ci riporta al cinema, ma Nino Rota ha una grande formazione classica. Il fatto di diventare così famoso con le sue colonne sonore ha un po' messo in ombra il resto della produzione e abbiamo pensato appunto di valorizzarlo e di mettere in scena due suoi lavori perché ci sono sembrati dei meccanismi teatrali fantastici.